Adrenaline is pumping. Adrenaline is pumping. Generator. Automatic lover. Atomic, atomic. Overdrive. Blockbuster. Brain power. Call me a leader, cocaine. Don't you try it, don't you try it. Innovator, killer machine. There's no fate, take control. Pumping, adrenaline is pumping, generator. Buonasera, buonasera, ma che buonasera, che è giorno, è mattina, perché buonasera, perché buonasera. Allora, qui bisogna cambiare la finestra e bisogna dirgli di pigliarsi Minecraft. Ma ragazzi, ma io mi sono ricordato una cosa, ma può essere che io mi sono dimenticato di pubblicare lo stream di Minecraft dell'altra sera su YouTube? Ma è molto probabile. È molto probabile, quindi... No, fermo. Fermo lì che è partito il video. Allora, fatemi fare un secondo, esporta. Mamma mia, che noob. Che noob. Adesso vi saluto tutti, un attimo solo, datemi solo un secondo. Voglio esportare sto video perché... se lo faccio dopo, cioè, praticamente passerà un'ora o due. Quindi questo è l'episodio 7, noi dobbiamo pubblicare l'episodio 8, che è quello che poi si interrompe, però è giusto una piccola parte, quindi non ce ne frega una mazza. E ok, se tu stai guardando questo video da YouTube, sappi che ti stai perdendo tutto il divertimento che abbiamo in live, quindi ti consiglio di venire in live. Allora, chi c'è in chat? Io ho refreshato la pagina. Ho refreshato la pagina, quindi non vedo chi ha scritto prima. Vedo chi sta scrivendo adesso. Vedo Marco Calabrese e vedo Jake. Marco che è solo in chat e Jake che oggi compie XX anni. Perché non so, quanti anni fai, Jake? Ah, c'è anche Lorenzo. Buongiorno Lorenzo, buongiorno, bentornato. Jake, quanti anni fai? Perché non mi ricordo, cioè non credo proprio di saperlo. Quindi mi vergogno tanto, ma quanti anni fai? Quanti anni compi? Intanto facciamo single player, apriamo questo mondo e io continuo ad esportare sto maledetto video se si muove. Anche se è un video di 3 ore, quindi ci mette più tempo. Ok, mi è comparso su YouTube, meno male. Perfetto, ok. Dovremmo aver fatto tutto. Perfetto, 24! Mamma mia, quanto ti invidio, quanto ti invidio. Finalmente Lorenzo in live, finalmente. Allora, qui nel frattempo in teoria si dovrebbe caricare Minecraft. Nella pratica stiamo aspettando ancora che lo faccia. Quindi aspettiamo qualche altro istante. Ok. Perfetto, perfetto, questo è il mondo come l'abbiamo lasciato. Allora, intanto andiamo a dormire perché non voglio che sia notte. E devo ringraziare iShaggy che nella notte ci ha dato la sub. Grazie per la sub iShaggy, grazie mille. Allora ragazzi, questo stream, minchia quanto è alto, abbassati. Questo stream, cioè questa live, è un po' strana, sarà un po' strana probabilmente, perché io non avevo previsto di fare questa live, ma volevo streamare Dauntless, che ovviamente non richiede nessuna programmazione, mentre le live di Minecraft richiedono una sorta di programmazione, perché bisogna capire che cazzo devi fare prima di partire, altrimenti non sai che cazzo fare. In realtà io adesso non so che cazzo fare. Noi l'ultima volta abbiamo fatto questa meravigliosissima farm che ci sta donando parecchie cose. Avevamo l'ultima volta però un problema con l'autocrafter e bisogna capire perché questo autocrafter non sta funzionando. Oh sì, sta funzionando. Ah, ma sta funzionando allora.
Ok, non so perché l'altra volta non ha funzionato, ma stavolta mi sa che ci siamo. Vediamo un po' se ci sono le loot bag. Ok, le common dovrebbero essere sempre meno di 4, quindi vediamo un po' come funziona qua. Le legendary sono 8. Per adesso non ci ha dato nessuna pet, perché ricordiamoci che adesso quella farm dovrebbe buttarci un po' di pet bag. Quindi io volevo vedere semplicemente se questa spariva. Allora, sono 4, in teoria dovrebbero diventare 0. L'unica cosa è che ci vuole del tempo per passare dalla prima chest alle ultime chest, a meno che non faccio gli speed upgrade. Come si facevano gli speed upgrade qua? Sono indietro di un paio di episodi, apro la live, che cosa hai fatto? Ah, non l'hai vista? Eh beh, sì, sei indietro proprio nella live nella quale abbiamo fatto la casa. Allora, vediamo se c'è l'upgrade, cioè no, se c'è, vediamo come si faceva l'upgrade. Ragazzi, sarà una live molto tranquilla e molto calma. Se volete qualcosa di eccitante, sicuramente non arriverà. Ok, gli speed upgrade non costano assolutamente nulla, quindi io direi di fare dei pistoni. Ok, facciamo un po' di pistoni. Ne possiamo fare anche di più. Perché non mi fa fare gli stack? Ma è lento o... Ah, ok, sta laggando, perfetto, benissimo. Facciamo un po' di redstone torch. Perfetto. Così facciamo un po' di speed upgrade, perché questi qua vanno proprio veramente molto molto lento. Ah, ok, cazzo, serviva l'electrical steel. Complimenti per la casa, grazie. Va bene, niente di che. L'electrical steel, come si fa l'electrical steel? Vediamo un po', casting, nesting pan, ok, si potrebbe anche fare. Alloy smelter, iron ingot, coal powder e silicon. Ah, ok, sì, è vero, io la stavo a fa' sta roba. La stavo facendo. Allora, silicon ce n'abbiamo qualcuno. Poi c'era il coal powder che ne avevo fatto un po'. Quindi, facciamo un po' di electrical steel. Mi sembra che si faceva così. E invece il silicon esce dalla sabbia. Siccome di sabbia ce n'abbiamo parecchia, ne possiamo fare. Giusto, ce n'abbiamo parecchia, no? Sì, ce n'abbiamo parecchia. Possiamo farla da qui senza andare a smeltare la roba. E poi che altro ci serviva? Dove cazzarola stanno? Eccoli qua. Con che si faceva? Con l'iron ingot. Ok, quindi dobbiamo prendere un po' di iron. E noi ce n'abbiamo pochissimo electrical steel. Comunque, se non sai che fare, potresti sistemare il pollaio. Sì, era un po' l'idea, però stavo più che altro studiando su come fare. Mo' abbiamo fatto sta live, quindi vediamo un po' di farla in qualche altro modo. Loot bag. No, ce ne sono 14 di common looting. Non dovrebbero essercene 14 e non dovrebbero essercene 15. Non so perché quel figlio della merda non sta funzionando. Allora, o perché qua le loot bag non ci stanno entrando. Allora, ce n'è una common. Eh no, ci stanno entrando, voglia. Common, common, common. Allora, facciamo così. Voglio provare a fare un'altra cosa. Allora. Dai, dai, dai. Sto scorrendo, sto scorrendo, sto scorrendo. Oh, e dai, su. Ok. Common loot bag. Legendary, uncommon. E ci manca la rara. E rara, ok, uncommon, legendary. Allora, proviamo a rimettere i filtri qua, perché c'è qualcosa che a me non mi convince. Allora, le ricette sono giuste. Allora, item filter, toglimi tutto e rimettimi queste, perché magari, non lo so, per qualche motivo, uncommon e la legendary no, perché la legendary deve uscire. Common, rare, non entrano. Allora, questo qui non sta funzionando per qualche motivo. Madonna, l'ho mandato dentro. Che palle sta piccozza. Generator. Non credo che sia incompatibile. Questo è della RF Tools, ma non credo. Abbiamo sempre usati. A parte che gli item filter dovrebbero funzionare senza quel fregno, quindi... Ah, ok, ma qua se n'è andato... Ah, no, 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 giusto. Te lo rimetto.
stai generando tu le no, ma l'energia ce l'ha. Io non capisco perché non entrano ste maledette cose. Speed mode fast, redstone mode ignora. All inputs are consumed. Comunque, se non sai che. Ah, ok, questo l'ho letto. Forget, remember. Open manual, guy style. Non lo so. Allora, a sto punto, proprio a sto punto, sti grancazzi, nel senso che mi dà le rare, me le dà. L'epic me le dà. A sto punto ce le teniamo così come stanno. Così possiamo aprire pure qualche common, eccetera, eccetera. Oppure, alla peggio, ce le possiamo fare a mano. Che devo fare? Mi fa lo stronzo così. Allora, Alloy Smelter. Dove sta l'Alloy Smelter? Eccola. Allora, ci serve il Pulverized Iron, il Silicon e l'Iron. Lascio questo così questi non partono. E dobbiamo vedere come fare il silicon. Se non sbaglio, il silicon partiva dalla sand. Però, visto che sto togliendo il facendo il carbone, certo, qualcosa per velocizzare. Ok, questo sembra velocizzare. Quello sembra velocizzare, quindi ce lo teniamo. Non dovremmo averne altri, no, perché li ho usati già tutti. Ok. Allora, dobbiamo solo aspettare un pochettino, vediamo un po' che cosa succede qui. Allora, nel frattempo il video su YouTube dovrebbe essere a posto. Vediamo. Ok, abbiamo dell'altro polverized, andiamo di sand. Ah, la sand si smelta molto più velocemente, meno male, meno quello. Quanti ne facciamo? Io spero che sia, il rapporto sia 1 a 1, quindi non ci sia, non sia come il. Eccola qui il silicone. Ah, perfetto, quindi ne esce pure parecchio perché questo è molto veloce. Bene, bene, bene. Ottimo. Spero che non sia come quell'altro che tipo ne servono 4 di uno, 10 di un altro e 18 di un altro per fare una cosa semplicissima, insomma. Ok, abbiamo già un po' di silicon, secondo me possiamo anche avviare la produzione. Questo è Enriched. Allora, 63, 54, 16. Perfetto, ne usa uno, quindi ottimo. Possiamo farci un bel po' di elettrico. Un bel po', oddio. Mi manca il silicon, mi manca un po' di roba, però diciamo 17. Là ce ne servono 1, 2, 3, 4 e ne servono 4 per ogni speed upgrade. Quindi 4. Sì, ne facciamo 3, 4, ne facciamo poi alla fine. Non è che ne facciamo moltissimi, anche se questo possiamo comunque farlo. Quindi intanto, speed upgrade, fanne partire 1, 2, 3, 4, ok. Ce ne abbiamo già 4. Oddio, ma non è che ce ne servono poi così tanti, eh. Giusto per velocizzare un po' questo discorso qua. Ne possiamo mettere più di uno. Allora, questo per esempio raccoglie un sacco di oggetti, quindi lo speed upgrade qua direi che ci sta tutto. Anzi, io ce ne metterei pure un paio, così non si ingolfa. Poi, altro speed upgrade, io non so per esempio se in ricezione lo speed upgrade serve, quindi io metterei due speed upgrade anche qui. Perché non me li fa mettere? Ah, ok, quindi va solo in uscita lo speed upgrade. Perfetto. E allora buttiamone un altro qua. Anche se questo è vuoto ormai. Quindi la roba qua non è che arriva. Perché qua non esce? No, ok, esce solo che era un po' più lenta. Ok, due speed upgrade qua e direi che ci siamo. Perché fondamentalmente questa pure alla fine non è che chissà quanta roba produce. Qui sembra funzionare tutto bene, molto molto bello tra l'altro. E ci abbiamo adesso il barrel dell'XP che dobbiamo vedere come funziona. Perché questo è 114.000 di bar bla bla bla. Allora, dovrebbe esserci quella roba della. Allora, XP o experience. No, XP. Vediamo un po'. Allora, XP drain singularity non credo. XP tap, attach to the side of singularity tap.
Will turn XP fluid back to orbs? No. Barrel? No. Allora, tank. Ci dovrebbe essere questo qua. La fluid tank. Io voglio capire se questo qua mi permette di trasferire la XP. Perché ce n'era uno che ti ci buttavi sopra e te la ciucciavi, tipo. Cioè io quell'XP devo trovare un modo per prendermela. Portable tank. Oppure questo. Boh. Però questo qua è un fluid tank normale, non è per l'XP fondamentalmente. Quindi non so come funziona. Perché io tutta quell'XP liquida ci devo fare qualcosa. Portable tank, serial tank. Questi non so cosa siano. E poi c'è sto singularity. Non so quale sinceramente è. Can be used to empty and fill fluid container. Quindi questo io posso usarlo per svuotare e... Painted with glass. Ma sono nella painting machine che non ci interessa per niente. Non so sinceramente come gestire quella XP. Cioè non è che ci serve l'XP, poi alla fine. Però insomma, era per capire, visto che la stiamo raccogliendo. Volevo capire come funzionava. Allora, qui abbiamo altra roba che possiamo buttare qui dentro, anche se ormai non ci serve più. Allora, facciamoci un giro nelle loot bag. Allora, abbiamo tutte queste leggendarie e rare, però ancora nessun pet. Allora, bag of holding, questo è molto utile, io non l'ho mai fatto ed è fondamentalmente un backpack molto grande, quindi mi fa molto piacere che sia comparso. Pig iron, aluminum, melon seeds, glowstone dust, magenta, obsidian, questa è sempre la solita. Upgrade template, seed, soul sand e demon nugget. Questa è tutta roba che buttiamo qua dentro, tanto sti cazzi. Ok, poi questa, cobalto, ender, platinum, tutta robaccia, tutta robaccia. Tutta robaccia, niente, ste leggendarie non è che sono granché in effetti. Non lo so, voi che ne pensate? A me mi sembrano un po' una cagata. Abbiamo fatto tutta quella farma per nulla, no, per nulla, vabbè, abbiamo imparato come si fa una farma e già non è male, però a me sta roba non mi sembra proprio il massimo. Banana split di Decocraft. Dovremmo vedere sta Decocraft. Double compressed gravel. Ok, sand chicken. Ecco, magari potevo dire da qualche pollo figo. Quella che è una... Weapon. Ok. Allora, abbiamo un second edition. Vediamo che cosa ci esce. Anche se, ripeto, la mia spada non me la tocca nessuno. Ice blade. Perfect. Common. E bla bla bla. Invece qua abbiamo... rara, flawless, attack damage 13. Questa non è per niente male. Questa non è per niente male. Bruttissima l'animazione, eh? Però non è male. Non è male. Ridammi la spada mia. Ok, abbiamo recuperato. Questa me la tengo perché potrebbe essere utile se andiamo in giro, anche se probabilmente non lo faremo. Ho messo dentro l'Angel Ring. Questa la mettiamo qua. Quella si è fatta da sola, Angel Ring. Ok, allora prendiamo un po' di wood. Come siamo messi col wood? Ok, perfetto, ce ne abbiamo un bel po'. Poi ci serviranno probabilmente delle fence. E mettiamoci queste che sono di colore diverso. Secondo me potrebbe venire anche carino. Queste sicuramente ci serviranno. Allora, adesso il problema è come costruiamo, cioè come facciamo a costruire questa sorta di pollaio? Potremmo, volendo, togliere questa parte qua la togliamo e costruiamo qui, quindi il pollaio viene da questo lato, che forse esteticamente è anche meglio. Il problema sarà trasferire tutti i polli, ma in qualche modo lo faremo.
Voglio vedere se gli item conduit si attaccano dietro ai polli. Perché se si attaccano dietro i polli, allora ragioniamo. Se no è un problema, perché possiamo noi rimanere con gli hopper? Direi proprio di no. Ok, si attaccano, quindi va bene. Possiamo farlo sto lavoro. Allora a sto punto io lo farei qua. Io aspetto voi che mi dite se vi piace l'idea o meno. Intanto tolgo sta roba che tanto non è servita un cazzo. E dobbiamo far fuori tutta questa roba qua. Anche perché questa è farmland che possiamo ricreare senza problemi. Allora, io pulirei qua. Pulirei anche qua. C'ho bisogno di togliere sta piccozza da qua perché mi crea problemi. E mettiamo questa qua. Voi che ne pensate, raga? Di togliere sta roba? Ammazza, se stava a espandere pure sotto. Minchia. Non pensavo. Perché fai il rumore? Fai il rumore della pietra quando la rompi, sta terra. Può andare, ok. L'idea non è malvagia, perfetto. Anche perché volendo lo possiamo fare anche. Cioè, non è. Lo spazio non è molto. Però volendo lo possiamo alzare in altezza. Quindi non dovrebbe essere un problema. Un problema, insomma. Allora, andiamo di qua. Questo lo togliamo. E tanto ha funzionato un po' la cazzo di cane. E così qua ci rifacciamo tutta la parte della terra. L'unica cosa, dovrei probabilmente ampliare un attimo. Mi serve una chest. Mi serve una chest e devo buttare tutta sta robaccia. Vedete che non ce la fa molto comunque a trasferire la roba che gli arriva. Qua gli sta arrivando roba, però la roba non esce, non sta uscendo. O c'è altra roba qui? No. 22. 25. Ok, adesso sta iniziando ad uscire. Vabbè, più o meno. Più o meno. Però non è proprio ottimizzatissimo il discorso. Secondo me qualche altro speed upgrade ci vorrebbe. Allora, buttiamo sta roba inutile. È inutile, insomma, roba che non ci serve. Stone upgrade. Ah, ok, questo era del fregno lì. Stone no, non ci interessa. Ok, e neanche questa ci interessa. Perfetto. Allora, quindi qua dobbiamo rimettere la terra. E l'unica cosa, dicevo, è che forse sto spazio è un po' piccolino. Se noi lo facciamo partire da qua. Se lo facciamo partire da. Che cazzo ho fatto? Se lo facciamo partire da qua, però dobbiamo spostare ste galline maledette. Ci riusciamo? Secondo me no. Oppure sì. Con dei seed, forse ci riusciamo. Ce l'hai ancora i seed che ti ho messo? No, perché me li hai tolti. Vediamo se riusciamo a prenderli da qua dei seed. Dai, fra, bella Ale. No, devo entrare dentro. Mi stai dicendo che devo entrare dentro. Se riesco a centrare il buco, grazie. Allora, in teoria con i seed dovrebbero venirmi tutti appresso. In teoria. Sì. Voi siete stronze? Oh mio Dio santo, che cosa sta succedendo? Venite qua. Sto qua, Si sono buggate. Ma le devo cominciare a picchiare. Yuhu! Sono qui! Ok. Mamma mia, ma che è sta roba, sto assemblamento? Ok, queste ci stanno. Queste maledette perché non se ne vanno da qua? Stanno tipo incastrate. Ok, in animal net al volo. Riesco a centrare il buco. Oh. Minchia, mo' gli ink sack proprio come se piovessero. Allora, animal net. Facciamo così, va. Animal net, vai. Così. Ho messo 4, ma non me ne ha fatte 4, ma ok.
Mo stanno già tutte qua un'altra volta. Ecco, questa sarà una delle cose più difficili da fare, secondo me. Dai, aggiornatevi. Venite qua. Forza. Ok, ho sentito uno scheletro. Vai, tutte qua. Tutte qua. Datemi una fence. Ok, fence qua, chiudiamo. Ma guarda sti stronzi che già stavano andando lì. Non so che cosa gli piace di là in particolare, ma. Ok. 2, 3 e 4. Perfetto, allora. Togliamo sta roba. E ci serve un po' di terra per rifare quella parte lì. Ok, 64 direi che vanno più che bene. Anche se mo stai di un conduit ci creerà parecchi problemi. Parecchi, parecchi problemi. Dobbiamo trovare. Dobbiamo farlo passare dietro, tipo. Ok, questo lo possiamo togliere, che non ci serve più, tanto sta lì. Ricreiamo un attimo una sorta di qualcosa di guardabile. Anche se qua c'ho i tool. Eppure quelli saranno un problema. E credo che la Builder's Wand qua ci farebbe molto comodo. Non tanto per adesso, ma per dopo. Ho sotto? Sì, anche, però per farli passare sotto io devo scavare di due almeno, devo fare un tunnel di due. Sì, non ho più una pala, com'è? Si è rotta, mi sa, quando ho fatto quel lavoro lì. Il problema di farlo passare sotto sono quelle galline che rompono i coglioni. Shovel. Non ce l'ho. Ok, mo ce l'ho. Allora, per farlo passare sotto devo andare giù qua. Di almeno 3. Poi mi serve di scavare 2. No, ok, di 4. Ah no, non serve di 4 perché io comunque posso far così. A me basta che lo faccio passare lì. Ciao Ale! E fare un secondo scanner fuori è una cazzata. Scanner di che? Che scanner? 18 non ci bastano però, sicuro. Ah vabbè, però a noi non ce ne frega niente perché tanto li rompiamo da su. Wow, è il mio primo cavo organizzato. Cioè, non ho mai fatto un cavo che passa sotto ottimizzato, diciamo così. Ok. Solo che mo il problema sono le galline. Però, in teoria, io qua, se riesco a farci passare il fregno, le galline non possono andarci qui sotto. Puttana Eva. Ok, poi io da qui. Ok, da più sotto però. Posso scavare e ricongiungermici, credo. Così. È collegato? No, non è collegato, ci manca un pezzo. Così, perfetto, si è collegato, ha fatto la curva e viene qua. Ok. Lì, no, ci vanno le galline dentro. Cazzo. No, ci vanno le galline dentro. Quindi questo deve per forza girare di qua. Madonna, ma con quelle galline come faccio? Oh, cazzo. Cazzo. Datemi subito della terra.
Pure questa va bene. Butta questo. Stanno entrando 18.000 galline qua dentro. Ma guarda che bastarde, tutte qua dentro, guardale. Coglione. Volete stare là dentro? Va bene. Ci rimanete là dentro però. No, dai, stanno a morire. Stanno a morire. Non le riesco neanche a prendere. Porca puttana, galline di merda. Devono sempre scappare. Fammi coprire, fammi coprire, fammi coprire. Ok. Ok, allarme rientrato. Qua ce ne sta una che si stava a morire. Non c'è più? Ok. Benissimo. Ok, l'abbiamo tappato in qualche modo. Alla ma in qualche modo non bello, ma abbiamo tappato. Prendi i semi e falli spostare. Eh sì, effettivamente. Però vabbè, abbiamo risolto. Allora, tu mi hai rotto i coglioni, quindi vai via. E tu, normale, ok. Recinta il buco e prendile. Ora ormai ho fatto, per fortuna. Allora, copriamo qua. Questo abbiamo detto che quindi girerà di qua. Che ci creerà forse qualche problema nella progettazione, però è l'unico modo che vedo, o perlomeno l'unico modo veloce, perché non mi va di perdere 40 minuti a fare sta cosa. E niente, il nuovo tragitto sarà qui. Riassuntino, ciao Chiare. Niente, non, niente di che, stiamo solo facendo un po' di cazzate così a perdita di tempo, perché non abbiamo dei grandi progetti, quindi abbiamo deciso di rifare il pollaio. Quindi stiamo spostando adesso i blocchi che trasferiscono. Come faccio a fare sta cosa senza che cade tutto? No, cade tutto, vabbè, cade a forza tutto. Evitando di uccidere le galline, insomma, ne ho fatte fuori già 3-4. Bella Andre, t'ho letto adesso. Ok, dovremmo aver sistemato tutto. Allora, in teoria quindi adesso l'hopper è pieno perché non può trasferire. Si è fottuto pure gli item conduit. Nel momento in cui attacchiamo dovrebbe già funzionare tutto, quindi 1, 2, 3, 4 e dovrebbe già trasferire. Perfetto. A posto, l'abbiamo spostato. Se avessimo fatto il giro qua dietro sarebbe stato meglio, perché mo abbiamo sto fregno che rompe le palle così dritto in mezzo. Però, ragazzi, sinceramente, cioè, non me ne frega un cazzo, quindi. Com'è? Che ha detto qualcosa a qualcuno? Già che passa qui sotto, già è tantissimo. Non esistono dei copricavi? No. Direi di no. Siamo in attesa di fail. Veramente prima già ne ho fatto uno. Allora, quindi qua siamo a posto. Ci siamo allargati un pochettino e adesso vediamo di capire come si può fare a costruire un diamine di pollaio, perché io non ne ho la più pallida idea. Allora, intanto togliamo questo e direi anche di allargare qui per farlo dritto. Tra parentesi, ste fence in teoria potrebbero anche non servire più, perché in teoria ci sarà la struttura del pollaio, però vabbè. Come ho già detto alle persone che si sono collegate prima, sarà una live molto tranquilla, proprio sciallissima, proprio sciallissima. Allora, io direi che per fare un pollaio abbiamo bisogno di delle colonnine. Quindi faremo un paio di colonnine così. E poi una sorta di ingresso, magari con gli hay bale che nascondono lì. Sì, perfetto, abbiamo trovato il modo per nasconderli. Potresti aiutare quelli di. Cazzo, va zitto, va. Che questi ancora non hanno aggiornato una mazza. Sto proprio avvelenato, sto.
Sto proprio. Non si sa che cazzo stanno a fare sti tizi. Cioè, non si sa veramente che cazzo stanno a fare. 20, 20. Cioè, non lo so, 6 mesi di vacanze si vogliono fare. Boh. Io non lo so. Ma se oggi Minecraft, stasera Dauntless? Non lo so, sinceramente, non ho ancora deciso niente. Jake. Sono ancora molto indeciso. Allora, se noi facciamo così, abbiamo nascosto quella schifezza. Quindi mettiamone due qua e un altro qua. Ah, si possono mettere anche diversi di lato? No, sempre uguali sono. Ok. Perfetto. Ce ne potremmo mettere anche alcuni random tipo qua così. Tipo random, no? Tipo accumulo. Ok. Non lo so quello che sto facendo, raga, vi avverto proprio che io non ho la più pallida idea di quello che io sto facendo in questo momento. Quindi, abbiate pazienza e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di carino. Ovviamente è rialzato sto fregno, cioè tutto questo lo sto facendo perché è rialzato. Quindi questo potrebbe essere fondamentalmente l'ingresso. Un ingresso che con delle scale ci porta a quella che è poi la struttura principale che faremo così. Che faremo così. Perché sicuramente verrà molto alto. Perché stavo pensando effettivamente che ci potremmo mettere tutte le nostre galline, non solo quelle. Anche se non è che serve, perché non serve. Solo che avere tutti quei polli là a me mi dà un fastidio bestiale. Perché poi scappano. Quindi, se quella è la struttura, vuol dire che qui avremo una sorta di pavimentazione che va così. Così, oppure la potremmo fare più. No, più alta no, perché sennò poi ci dobbiamo spostare di due. Quindi, possiamo fare così. Builder's Wand ovviamente io ce l'ho ma non la uso mai. Ok, no, fermo lì. Dammi gli altri di questo. Raga, voi se avete idee datemele, perché io sto molto 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 in difficoltà con le idee. Questo non mi piace. Un pollo rialzato, manco Norman Foster. Quindi i cavi sotto non servono più. Sì, in teoria i cavi sotto, esatto, non servono più se ce li metto tutti. Però effettivamente, raga, sono troppi. Cioè, sono veramente troppi. Quindi è un'idea malsana quella che ho appena avuto. Perché sono troppi. Cioè, ci servirebbero un botto di nesting pen. E dovrebbe essere alto tipo 18 volte la mia casa, forse anche di più. Quindi no, non si può fare. Quelli lì li lasciamo come selezione di polli ruspanti. I polli i polli a terra, diciamo. Mangiano naturale e stanno a terra. Allora, mo. Qua dovremmo fare il sistema di stoccaggio. Che deve stare dietro qua. Sì, deve stare dietro qua. Quindi tutta questa parte qua va tutta cablata. Ok. Questa è la prima fila. E andrà tutta cablata dietro. Quindi tanto la parte dietro non si vedrà perché ci saranno tutti i nesting pen. Quindi avremo tutti questi nesting pen ficcati qua. Con una grande parete. E quindi ci rimane fondamentalmente solo da capire come farlo esteticamente sto lavoro. Tipo, io farei una sorta di. Farei
Potremmo usare le fence, in effetti. Tipo, se io faccio così. Lasciate stare quelle che tanto poi le togliamo. Se io faccio così. Faccio così. No, così no. Faccio questo lavoro qua. No, al contrario invece. Devo fare al contrario. Io avrei spianato dietro e lasciato tutto ad altezza casa. In che senso? Allora, se io faccio così e faccio una sorta di scala qua, così, così e così. Me la sto inventando al momento, raga, quindi capiamoci che non è che dice sto seguendo qualche tutorial o cose del genere. Con la fence così verrebbe una sorta di cosetta scala con le fence, ma non potevi far passare i cavi sotto la lavabo con un cesto così i polli non cadono nel buco? No, non c'è più il buco. Non c'è più il buco. Sì, potevo fare quello, però con tutti quei polli è impiccioso. Come avevi prima, però avrei messo i pollai dove hai messo gli item freghi adesso. No, non. Non intendo. Veramente non sto capendo, Ale. Sarà che mi sto impazzendo per cercare di fare una cosa decente qua. Però non ho capito. Scusami, sono io, non sei tu. Oh, che palle. Allora, qua ci alziamo di due. Qua ne sono uno, due, tre, quattro. Perché non vai? Tre, quattro? Possibile? Sì. Allora, così, così e così. E poi le fence. Per fargli un po' di finestra a sti polli, perché se no, insomma. Ok, allora adesso si vede tutta sta roba qua, che purtroppo è così. Ed è giusto che sia così. Però voi immaginatevelo diversamente. A parte che già rispetto a quella merda già è 10 volte meglio. Però al di là di questo, facciamo un piccolo lavoro di prova. Per fare il piccolo lavoro di prova mi serve questo, quindi io prendo questo e questo. E sto pieno di roba, ma serve questo, ok. E metto il primo nesting pen qua. Vabbè, ce ne vuole uno sotto però. Ah no, sotto vabbè, non serve perché ci possiamo mettere gli hay bale. Scrivimi risposte di fra alle vostre domande che non posso sentire. Ah, oddio, pensavo non me lo facesse mettere. Ok, e il primo pollo lo mettiamo qua. Che tra l'altro dovrebbe già iniziare a funzionare se io metto extract always active. Ok, quindi il primo pollo è lì. Qua ci possiamo mettere degli hay bale. Avrei messo i pollai dietro, tipo la diamond chest, fra livello della casa, così non vedevi una struttura rialzata. Ah, ma cioè questo qua di più basso di uno. Ma qua ci facciamo le cose, le scale, dai, non è. Ma io non li posso mettere tipo. Oh, ok. Tipo così. Tre li mettiamo così. Qua ci facciamo così. E così. Fa schifo al cazzo. Ok, e uno qua. Non sto capendo le domande, quindi non risponde. Ma manco. Sì, io in realtà sto capendo pochissimo, devo essere sincero. Fa schifo al cazzo, è bruttissima sta cosa che ho fatto. Così brutta? Meno
non sembra così brutta. Cioè, è una cosa tipo random, così con le balle di fieno buttate lì. Proviamo a mettercene altri, vediamo che succede. Palle, sta roba che cade. Troppo pieno di roba, troppo pieno di roba. Ci manca solo sta roba. Ok. Item conduit ci servono. Allora, ce l'ho il pollo qua già? Sì, enderpearl, ok. Apriamoci questo, che ovviamente era pieno. Allora, nesting pen. Tu ti metti qua e tu ti metti qua. E ce ne abbiamo già due. Cioè, secondo me si vede brutto, secondo me si vede carino. Cioè, ovvio, deve essere finito. Cioè, voi immaginatevi tutto qua pieno. Dai, non è brutto. Soprattutto in relazione alle merde che ho fatto fino a mo'. Non fa così schifo. Poi qua. Ciao Giuseppe, guardo il ritrovo su YouTube. Finalmente iscritto su Twitch. Grande Giuseppe, grazie. Anche perché su Twitch te le godi molto meglio e prima. Troppo pieno di roba, troppo pieno di roba. Quote. Ah, quote. Scrivo quello che dice a Marco. Ah, ok. Secondo me qua si può lasciare mezzo aperto, oppure qua fare con le fence, cioè la struttura chiuderla con le fence, e qua farci una sorta di tetto. Però a quello ci arriviamo dopo. Io vorrei prima sistemare ste maledette galline. Lo sto facendo una alla volta, che è la cosa probabilmente più sbagliata che io possa fare. Però ormai stiamo a fare così e facciamo così. Oppure mi conviene, infatti, in effetti, mi conviene fare un'altra cosa. Mi conviene fare un'altra cosa. Allora. Giuseppe, nel frattempo, visto che sei new, c'è il canale, sì, il penultimo messaggio di Nightbot. C'è un gruppo Telegram. Questo ovviamente l'invito è esteso anche a tutte le persone che guardano da YouTube. Contattatemi su Twitter in privato, vi diamo l'indirizzo del gruppo Telegram, con il quale non perdervi nessuna live, cazzeggiare, eccetera, eccetera. Allora, nesting pen, ma ce l'abbiamo? Madonna, ce ne abbiamo 44. Io mi sto impazzendo a recuperare quelli uno alla volta. Imbecille, che non sei altro come al solito. Allora, vai. Vai pure tu. Ok, allora a sto punto facciamo già tutta la struttura, però mi servono gli item conduit. E questo forse comincerà a diventare un problema, perché non so se ci abbiamo abbastanza electric acid. Item conduit, dimmi che ce l'abbiamo. Ah, il circuit binder dobbiamo fare, cazzo. Come si faceva sto coso? Binder composite nell'alloy smelter. Ok, devo fare questo. Ce l'ho? Dai, mi manca la gravel. Però aspettate, c'avevamo la compressed. Double compressed e compressed. Quindi possiamo recuperarne un po' da qua. E un bel po' da qua. Ottimo, meno male che c'è uscito. Ah, un cazzo buono l'hanno fatto quelle loot bag. Meno male, guarda. Ok, quindi mo' alloy smelter e niente, dobbiamo fare così. Ah, però è veloce, dai. È veloce e me ne dà pure parecchi. Quindi, togliamo sta roba. Che cazzo era? Il cubo di Rubik? Ah, della Decocraft, ok. Merda. Iron ingot, pulverized iron, nesting pen ce l'abbiamo, 44, penso che ce ne serviranno di più. Cioè, non è che ci servo. Oh, cazzo, già. Ok, pensavo fosse più impiccioso fasticoso, invece per fortuna non è proprio un grossissimo problema. Per fortuna. Questi ce l'abbiamo perché abbiamo la nostra bellissima gallina. Ok, 64, 54, direi che ci siamo. Un cazzo buono l'hanno fatto. Comunque quella della iniziamo prima così chiudiamo prima pure è una delle più belle quote che ci stanno, perché allora. Ma ragazzi, ma voi non mi avete detto che non sentite l'audio del gioco che stava disattivato? Ma me lo volete dire? Ma che cosa vi ho a fare? Cioè, io stavo giocando, io sentivo l'audio del gioco, ma voi non lo sentivate. Tra l'altro, cazzo, mettiamola un po' di musica, no? Se mi apre. Ok. Ma sì, abbiamo pure un po' di musichetta. Che cazzo.
Cioè, stavo senza audio e voi non mi dite niente. Ma io non lo so, io non lo so. Allora, l'unica cosa è che qua dobbiamo mettere tutto in extract. Always active. Stasera si va di Dauntless, quindi Jake Reale. Ah, ok. Sì, fondamentalmente dovremmo andare di Dauntless, credo. Credo, eh. Conviene configurarli tutti subito, perché sennò poi è un po' difficile andare lì a... Always active, ok. Andare lì a cambiarli dopo. Quindi possiamo fare l'altra, la nostra seconda fila. Side and conduit sono fantastici comunque. Io penso che funzioni se si fa una rete di questa. Credo di sì, non penso che si incagli la roba. Spero. Tu proprio no. Secondo me viene una figata. Secondo me viene una figata. Allora, sempre attivo. Sempre attivo. Non può essere di default sta stronzata. Sempre attivo, sempre attivo. Sempre attivo. È pure molto più ottimizzata sta cosa rispetto agli hopper, perché gli hopper è veramente un sistema schifoso. Abbassa un pelo la musica. Ok. Se lo metti al voto sei già il mio voto. Sì, va bene, lo so, lo so. Poi all'imminente. Cos'è all'imminente? Jake, a che ora è? Alle 18 la live tua? Poi al limite fai anche il tetto di paglia. Sì, una cosa del genere volevo fare. Volevo farci uscire una cosa carina, insomma. Per quanto mi sia possibile, ovviamente, perché, raga, cioè già questo che sto a fare è tanto per me. Ma non perché tanto perché mi sto sforzando, è perché proprio non sono capace. Diciassette con quella di Samsung. Che c'è la live di Samsung? Ah sì, c'è la presentazione del Note, figurati. Quanto sto ancora in questo settore io. From Action to East. Che vuol dire? Oh, ho cliccato qualcosa probabilmente. Adesso iniziamo a mettere le galline. Con gli item fregni trasferisce la roba in maniera istantanea. Quasi istantanea. Ci vorrebbe... In realtà ci vorrebbero gli speed upgrade. Però non serve, perché alla fine le galline droppano ogni tot minuti. Quindi neanche servono gli speed upgrade, perché sono molto più veloci degli hopper. E soprattutto gli hopper hanno quel sistema. Cioè, gli hopper, per come li ho impostati io lì, praticamente passa da uno all'altro, da uno all'altro. Always active. E quindi è una catena, no? Come se fosse un passamano. Invece qua, quando parte una cosa, parte e arriva direttamente dove deve arrivare. Devo solo assicurarmi che stanno tutti in always active qua, perché sennò si incaglia tutto. Cioè, non tutto, ma si incaglia il discorso. Oh, che figata. Mica male. Me gusta. Facciamo un'altra linea, cioè un'altra riga, e vediamo se bastano per... Le galline che abbiamo in teoria bastano e avanzano pure, quindi possiamo recuperare pure qualche altra gallina e metterla tra quelle wild. In realtà noi questo lo possiamo fare pure alto 18 metri, quindi non è quello il problema. Alla fine la Diamond Chest 9x9 l'hai messa tra i preferiti per la ricerca? Sì, c'è sempre stata. Era quella che stava lì che non veniva presa. Anche perché se no non avremmo item, perché calcola che sta tutto lì dentro. Queste qua sono vuote ormai.
ci passano solo le cose. Potremmo anche toglierle volendo. Non ero convinto, ma ora che sta prendendo forma mi gusta. Meno male. Non sono veloci le galline. Infatti. Ci sentiamo oggi dal mare. Allora, vediamo un po'. Ok, adesso è già più... Non dico bello, ma sicuramente accettabile. Ma... La vera prova è adesso, quando noi prendiamo e ci cominciamo a buttare dentro le galline. E vediamo che cosa succede. Io devo fare assolutamente le scale qua, perché sennò impazzisco a fare sto lavoro. No, le dobbiamo fare. Le dobbiamo fare perché quelle sono di un altro colore. Ok. Oh, mo sì. Dicevamo, Iron Chicken, vai. Ci abbiamo pochissimi, tra l'altro, di polli da mettere qua. Tra questi qua, insomma, che vediamo. Che ci abbiamo qua sotto. Questi li spargiamo un po' perché... Se no viene tutta la parete nera. Perché questi ne ho messi un po' troppi. Perché ci servivano velocemente. Avresti potuto fare a gradoni. Sì, sì, in realtà sì. Cioè, tipo, ho capito come dici tu. Che se ne andavano indietro, insomma. Sì, però poi gestirli sarebbe stato un po' più complesso. Quindi va bene così, dai. Allievamento. A voglia. Intensivissimo proprio. Madonna, sono tutti ink sack. Guardate qua che cazzo abbiamo combinato con questi ink sack. Ci deve essere un criterio per come metti i polli. No, li puoi mettere a caso perché non dobbiamo fare crossbreeding adesso noi. Raga, devo togliere un po' di ink black perché sennò qua... Vabbè che tanto è la stessa cosa. Però almeno ci abbiamo un po' più colorato. Ma mettiamo pure quegli altri. Prendiamo qualche pollo da lì e lo ficchiamo lì dentro. Cazzo ho fatto? Dove è andato a finire il pollo? Scusatemi. Ma, vabbè. Non è un problema, vero? Solo questo. Quindi. Non so che dove l'ho buttato il pollo, in realtà. Tra un po' vende la farm armatori. In realtà qua sarebbero da portare tutti a 10-10. Però raga, ma che cazzo ce ne frega. Alla fine se non so 10-10 non fa niente. Te li metto qua. Cominciamo a dare un po' di colore a sta farm. Vieni qua tu. Che questi sono veramente tra i più belli che ci stanno. Sono proprio coloratissimi, sono bellissimi. Qua. Tu che sei? Qual? Fanno quasi impressione sti polli messi così. No, bello azzurro. Anzi no, è questo azzurro. Va tutto bene, perché non fai mangiare cibo OGM? Questi non mangiano. Io non gli ho mai dato da mangiare sti polli. Quindi peggio. Beh, dai, abbiamo quasi riempito la parete con i polli che stanno di qua. Questi sono tutti diamanti. Ah, sinceramente è venuto meglio di quello che pensassi. Allora, qua per mettere i polli devo premere shift. Giusto? Sì. Ok. Poi possiamo metterci qualche pollo di questi. Tipo il glass.
Questo sarà proprio scarso, scarso, scarso. Ok. Vorrei donare con Streamlabs. Mi mandate il link? Buongiorno Blast Dragon, benvenuto, grazie per il fatto che vuoi donare. Vuoi donare con Streamlabs? Sì, con Streamlabs. Basta che qualcuno scrivi Prime. Lo faccio io. No, non è qui. Non lo so, dove sta il link? Scusatemi, eh. Non ho capito dove sta il link per donare. Sta nelle info del canale, ma se no dono tramite Twitch. Guarda, Blast, io innanzitutto ti ringrazio per... Sarebbe questo, Twitch Alerts. Ti ringrazio per la tua idea di donare. E, se vuoi puoi donare bits, lo sai, no? Sai già come funziona se hai fatto questa domanda. Quindi. Allora. Intanto io continuo a recuperare questi maledetti. No, è l'altro metodo. No, Streamlabs non ce l'ho come donazione, ce l'ho come Twitch Alerts, se no i bits. Faccio io, ma va bene. Ma ci segui perché non... È la prima volta che ti leggo, o sbaglio? Mi fa molto piacere comunque questi qui. Il tasto di PayPal. Sì, è quello di Twitch Alerts però. Lui cercava quello di Streamlabs. Io Streamlabs non l'ho impostato come donazione perché ho impostato questo. Se no ne imposti 18.000 e diventa un po' un casino. Allora, Flint. Giusto per... Li sto mettendo giusto per cambiare un po' a livello di colori. Anzi, mo sposto pure questo, che è uguale a quelli che c'ha di lato, e lo metto qua. E ne recuperiamo un altro po'. Ah, intanto questi rossi pure li possiamo mettere, che almeno da la possibilità. Allora. La donazione con barra mi. Bellissimo. Allora, questo che è? Netherworld. Che noi non lo stavamo proprio raccogliendo, il Netherworld. Allora. Questo è Nether Quartz, lo mettiamo qua. Mi fai vedere la chat enorme a destra. Qual è la chest? Ah, la chest. Questa? Questa è una colossal chest fatta in... Frama, mi sono perso una puntata. Non ne ho idea, Lorenzo. La farm dei mob sta continuando a funzionare. Assolutamente. Sì, assolutamente sì. Questa è una colossal chest fatta 9x9 con diamante. Quindi tutta la roba sta andando a finire qua. E noi col controller la possiamo... La possiamo vedere, insomma. Che mi manca qua? No, niente. Quanti spazi ho? 4 spazi, ok. Possiamo prenderne altri 4. C'è un gatto. Questi sono quei gatti infernali. Ma perché stanno uscendo dei mob qua? I gatti non so perché escono. Questi sono Wither Cat, non sono gatti normali. Quindi direi che forse è il caso di farli fuori. Intanto la farm sta continuando a funzionare. Se segui sul tubo ne ho pubblicata una prima. Sì, è vero. Però raga, io ve lo ripeto all'infinito. Ovviamente liberi di farlo, ma seguire le live su YouTube è un casino, perché è un casino per me pubblicarlo. La 8 l'ho appena pubblicata, che sarebbe quella di l'altro ieri sera. Di lunedì sera è stata pubblicata pochi minuti fa.
Peter Cat possono volare per 4 blocchi. Ah, ottimo. Meno male che non sono volati qua. Mettiamo un giallo. Ho sentito un suono brutto. Ok. Allora. Dai, carina. Per i miei standard è carinissima. Mi è sfuggita live. È quella di lunedì. Oggi pomeriggio verranno pubblicati altri due video. O un video, non mi ricordo. No, un video. Quello su Dauntless verrà pubblicato su, anche su YouTube. Con Twitch non va su Chromecast. E loro esegue così. È vero sta cosa. È vero sta cosa. Allora, andiamo qua. Purtroppo io sono costretto a pubblicare dopo 24 ore. Sei nuovo? Sì, sì. Allora, mo. Qua. Qua lasciamo così, è inutile chiudere. Le cose in teoria dovrebbero uscire. Sì, perché sono vuoti questi, quindi escono. Vediamo uno che droppa tra pochi secondi. Ok, 17 secondi, 16. Vediamo se riusciamo a vederlo per un attimo quando caga. 3, 2, 1. Cachi. Ok, perfetto, funziona. Perfetto, quindi tutto quello che stanno cagando sta andando. Adesso o ci alziamo ulteriormente, che possiamo tranquillamente farlo, e mettiamo st'altri polli che sono rimasti, che non sono, cioè sono un po', però non sono tantissimi. Boh, non lo so manco io. Alla fine sta vacuum chest sta funzionando, quindi è relativo. Oh, questi hanno rotto le palle. Se no, boh, non lo so manco io. Ma forse è un problema con i VOD. La live di ieri è andata da Chromecast. Ah, ok, perfetto. Ottimo, ottimo. Oh, raga, ma i pet... Cioè, i pet non me li stanno droppando manco per il cazzo. Le loot bag dei pet non stanno proprio arrivando. Eppure la farm è bella, bella massiccia. Alzati un blocco lì dove c'è il buco. Dove? Non ho mai visto una persona entusiasta di veder cagare. È perché è la prima live che segui, se no l'avresti vista. Metti le fence di un colore solo. Ma dove? Non capisco dov'è, Jake. Alzati un blocco lì dove c'è il buco. Dove sta il buco? Nella fossa. Ma qua? Tu dici qua? Ah, nel pollaio, ok. No, non serve neanche alzare la fence alla fine. Perché... ti pare facile alzare con ste rompicoglioni che stanno qua tra le palle. Devo usare il trucchetto qua. La corona non paghi nulla perché la corona non è a pagamento. La corona è se colleghi il tuo account Twitch Prime a Twitch. Scusami, Amazon Prime a Twitch. Seed. La stella è per i sub, per chi si iscrive. Dai, venite qua. No, se segui no, ci vuole l'iscrizione. La stella appare con la sub. Quindi con l'iscrizione. Madonna che rompipalle sti polli bloccati. Guarda questo, doveva venire qua. C'aveva un cazzo da fare e doveva venire qua. Guarda che stronzi qua.
Ok. No, ce ne manca uno. Guardali, 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 guardali. Ciao Silvia, benvenuta. Però fra, se le devi caricare sul tubo solo... No, ma assolutamente non le carico solo per te. Le carico per mettere qualcosa sul canale che sennò sarebbe abbandonato. Ma ci mancherebbe. Il discorso è che... il discorso è che purtroppo chi segue... Ma perché io c'ho sta... Ho sentito un gatto... Questo? Tu sei rimasto qua. Il discorso è che chi segue su YouTube si perde, secondo me, un sacco. Cioè, veramente tanto si perde. Dobbiamo fare un'altra fila qua, perché io devo metterci anche quelli che stanno qua dentro. Mi ricordano i Chocobo che si bloccano gli angoli e non crescono. Madonna, ma ti ricordi? È un modpack, sì, si chiama Fullcraft. È un modpack molto carino. Molto carino. Stanno un po' di mod tecniche e non è male. Alla fine ci stiamo divertendo un po'. Togliamo sta roba. Allora, io dovevo fare questo. Ascia. E quanto devo stare per essere moderatore? Assolutamente mai, perché non sono aperte posizioni da moderatori. Soprattutto se proprio devo fare moderatore qualcuno, faccio moderatore chi so io, insomma. Parte l'italiano, che vabbè. È optional. Allora, togliamo sta roba che mi dà fastidio. Perfetto. Che quell'albero lì dava solo impiccio. Sono i più fighi. Allora, quindi qua abbiamo, diciamo, dato una sorta di mini sistemata. Quindi direi che possiamo continuare qua e fare un'altra riga, perché io devo assolutamente inserire quei polli che stanno lì, che sono tutti 10 10 10, e l'avevo lasciati lì per il futuro, e non ho le nesting pen. Solo che qua sto pieno, siccome queste le dobbiamo togliere prima o poi. Facciamo così. Queste stanno andando a finire tutte negli hopper, ste maledette, mi sa. Vero? Me ne sto a recuperare qualcuna? Tre. Cioè, di tutte quelle che ho fatto, tre. Perché stanno andando a finire tutte negli hopper, ste stronze. Vabbè, fa niente. Tanto le dovevamo togliere. Me le ritrovo nella chest, poi. Ok. Mettiamo via sta roba. Te lo ripeto perché mi è uscita la pubblicità. Non puoi essere moderatore, Blast. Mo, non so se stai a trollare, ma calcola che noi qua abbiamo una tolleranza per i troll che è molto molto bassa. Che ci piacciono i stream tranquille. Non servono moderatori, quindi non né a pagamento né gratis. Allora, 32. Allora, mettiamo queste qua. E tu vai lì. E poi qua dovremmo... Per skippare la pubblicità non bisogna essere moderatore, bisogna essere sub. Quindi bisogna iscriversi al canale. Per iscriverti al canale c'è un tasto in alto a sinistra che c'è la sub. O paghi, oppure puoi iscriverti se hai Amazon Prime. Punto. Non mi è mai uscita, Jake, perché tu sei sub. Per questo non t'appare la pubblicità. Devi alzare le pareti, sì, assolutamente. Stavo cercando di seguire un attimo la discussione. No, non è adblock, ragazzi, è semplicemente... Chi ha la sub non gli appare la pubblicità, perché è subato. Arrivo? Sì. Non hai Amazon Prime. Allora l'unico modo è iscriverti con al costo di $5.
che sono più o meno 5 euro. Ok, queste le possiamo buttare. Queste pure possiamo togliere. Dovrebbe aver quasi finito. Queste sono, alcune sono vuote, ma alcune sono piene, quindi. Cactus Green Chicken. Vi ricordate per fare sto cazzo di Cactus Green quanto ci abbiamo messo? Mamma mia. Diamond, lava. Ed abbiamo terminato. Ok, basta, perché sennò viene troppo alta. Anche se potremmo alzarci all'infinito, già l'ho detto, cioè possiamo andare quanto vogliamo, però basta. Allora, questi ce l'ho, quindi vediamo di terminare sta cosa. Se ti dono senza abbonarmi puoi mettermi tu o no, Black, perché la donazione non c'entra niente con la pubblicità, perché la pubblicità non è gestita da me. E io non guadagno nulla dalla pubblicità, questo giusto per specificarlo. È, la pubblicità è semplicemente una cosa di Twitch, quindi non c'entro niente io. Ciao, odio i parkour. Ah, odio i parkour? Odio i parkour, ok. Va bene. €5, due canne. Tra l'altro all'inizio avevo letto Dio Parkour, però... Ok. Allora lascia sta. Ma infatti la pubblicità, ma dai, che fa? Allora, se noi facciamo F7 qui, infatti... Ok, quindi il problema sarebbe solo lì sopra. Raga, allora, in teoria qua si dovrebbe fare il tetto. Io non è che c'ho tanta cosa di fare il tetto, non che non abbia voglia. A me piace un sacco così, questa sorta di wall. Cioè, non mi dispiace. Io lo lascerei così. Proviamo a fare una cosa tipo artistica. Raga, quelli sono messaggi del cazzo. Cioè, sono messaggi che ho fatto scritti col barra mia. E Black Blast non è simpaticissima come cosa. Quindi l'hai fatto una volta, ok. Poi due volte e basta. Penso che sia stato abbastanza chiaro. Il tetto non mi convince, sembra che schiacci il pollaio. Raga, oh, a me piace così. Ci metterei, ci ficcherei pure un paio di torce qua, perché sennò qua diventa un problema. Una qua. Una qua. No, qua è banale. No, sì, là. E una qua. Oh, secondo me è stata una delle... Questa qui è una delle costruzioni più belle che io abbia mai fatto. E per chi non mi conosce, immaginate quanto fanno cagare le altre. Però non è male. Mi sono iscritto alla live scorsa. Sì, mi ricordo il tuo nome. È più bella la casa dei polli che la tua tra poco. Ma veramente? Cioè, raga, oh, ma che cazzo l'ha mai fatta una cosa del genere? Carina, dai. Ma perché voli? Perché ho costruito l'Angel Ring con non poca fatica. E l'Angel Ring mi permette di volare. Cioè, la struttura più complessa che io abbia mai fatto in Minecraft, in anni di Minecraft, è questa. Fatemela ammirare un attimo, intanto svavo e leggo quello che scrivete voi. FG Gron, sì, magari, con gli stessi iscritti pure. Renzo Piano dei Poveri. Madonna, che costruzione incredibile. Infatti. Mi piace. Mi piace, mi piace.
Io metterei pure qualche altro e-bill a random qua. Tipo qua. Sì, secondo me ci sta. Hey Bale. Sapete che ci può andare qua anche? I barrel. Golden apple, green apple, potatoes, carrots. Ok, niente che mangino i cosi. Però è un barrel, secondo me. Perché non me la... Ah, è decocraft. Come funziona sta cazzo di decocraft, raga? Ci vuole tipo un tavolino per fa sta roba. Jack in the spinning wheel. Light blue. Io immagino che ci voglia tipo una sorta di tavolo da lavoro per fare le robe in Decocraft. Solo che non ho idea di come si faccia questo tavolo da lavoro. Oddio, qua ci potremmo sfiziare però, eh. No, figata. Non capisco. Cioè, non riesco a vedere qual è sto banco di lavoro della Decocraft. Ci deve sta forza. Allora, facciamo così, dai. Decocraft Wiki. Vediamo come si parte con la Decocraft, così. Ci deve essere un modo per startà. Decorativo, placing block, ghost block, deco bench, ok. Abbiamo trovato. Deco bench. Che vuoi? Clay. Sto cercando di capire come funziona questa stronza. Ok, allora noi la nostra deco bench ce la mettiamo in angolo. E la madonna. E come funziona? Drop resources here. Green, red, blue. Clay. Ok, quindi abbiamo bisogno di clay, da quello che capisco. Ah. Mo mi deve mandare a fare tutta la clay, guarda. Ok, 136 di 6000. Tab filter, art. Ok, ci deve essere un modo per fare red, green, blue, pick and... Ok, penso che sia veramente facile da utilizzare. Solo che serve la clay e sti colori che non ho capito come si fanno. Forse con questa roba qua, spero. Visto che ce n'ho un botto. Sì. Oh sì, oh yes. Green e blu. Però il green io non ce l'ho. Sì, ce l'ho. Dimmi che c'ho pure il blu. Ah no, il blu non c'avamo. La gallina. Light blue chicken egg. Però questa dovrebbe essere la gallina che mi fa. Ok, dobbiamo fare la gallina del blu, raga. Se vola, se vola, c'avevo ragione io, stronzo. Di che parli? Ah, Jake, stai parlando con Jake. Il blu è il lapis? Dici? Magari, perché il lapis dovremmo averlo, a voglia. Vediamo se il blu è il lapis. Oh sì, grazie Ale, grazie Ale. Pensavo fosse il blu quello lì.
Quindi l'avis ce lo possiamo buttare dentro. No, non ne vuoi più. Che ci manca il green. Oh, cazzo. Questa è una figata. Perché non mi fai più... Ok. Il red ce l'abbiamo. Quindi fondamentalmente ci manca la clay. Come si fa il clay chicken? Snowball e sand. No, non ce l'abbiamo. La sand ce l'abbiamo, snowball no. Log e lapis blu. Però potremmo farlo. Potremmo farlo perché il log ce l'abbiamo e il lapis blu pure ce l'abbiamo. Quindi mi serve un animal net. Cerco casa disperatamente. Mi sa di stampante. Sì, è tipo stampante 3D. È una figata. So che non è che c'è moltissima roba, però. Allora, il log. Eccolo. Abbiamo detto che vuole stare con... Messo con lapis blu. Questo è il cobalto. Mana steel. Dove sta il lapis blu? Ma sa che l'abbiamo buttato qua in mezzo il lapis blu. Sì, lapis blu. Solo che mi serve l'analyzer perché dobbiamo vedere che qual è il migliore, insomma. Allora, tu sei 555. Tu sei 989, non è che sei il massimo, però 555 998. Tu che stai bloccato, che sei? Sei qua, no, quello era il cactus green. Vabbè, 998 mi sta bene, dai. Quindi, lapis blu. E a te ti metto Netherwort. Ti metto al posto di uno di questi, che tanto ce n'è un miliardo. Ok. Mo', in teoria, quei due prima o poi dovrebbero figliare. Anche se, avendo... Ah no, questo ai lati non c'ha niente. Questo c'ha questo. Quindi, se io tolgo questo, in teoria non dovrebbero... Non dovrebbe figliare con questo. Siccome è un ink black, ci possiamo permettere di toglierlo per adesso. Voi devi fare la pozione di ugelli. Che ne so, mezzogiorno e 05. Inizia a farsi tardino. Vediamo un po' qua se c'è sono novità. No, non ci sono novità. Ok. Allora, in teoria mo qua. Allora, abbiamo detto per sicurezza che lo snowball, lapis blu e log mi fanno lo snowball chicken. 20% di possibilità, quindi diciamo che 5-10 minuti dovrebbe uscire lo snowball. Così possiamo fare quello della clay. Nel frattempo, non è che aspettiamo il pollo. Andiamo a cercarci un po' di clay, tanto non dovrebbe essere difficile trovarla. Possiamo toglierci un po' di roba da qui. Direi proprio di sì. Questa sì, questa sì. E no, la shovel ce l'ho. Ok, andiamo a farci un po' di clay. Questo è clay, mi sa. Con la vein miner, insomma. Il problema non si pone. Questa è sand. Diciamo che non è che ci serve poi alla fine il pollo della clay, però è un pollo che non abbiamo, quindi direi che possiamo farlo. Quanta ce l'abbiamo? Bel po'. Quindi tutte quelle cose sono fatte fondamentalmente di plastichina. Con la clay. Credo che sia plastichina. Boh, manco ne sono sicuro. Oh, questa è stata una bella presa. Un'altra qua e poi ce ne torniamo a casa. Perché mi sa che di clay ne consuma parecchia. Quella stampante 3D. Oh, dove sta casa? Ho sbagliato via, mi sa, eh.
sa di sì. Eh sì, perché giustamente stava nascosta. Allora, vai, butta la Clay. Ammazza. Sti cazzi. E quanta ne consumi per fare una cosa? Ah, ma ne consumi poca, credo. 3, 3, 6. Le robe più complesse. Vabbè, dai. Io pensavo chissà quanta cazzo ne consumava. Allora, beh, la robetta c'è. Vediamo se c'è qualcosa. Tab filter. Allora, art, bathroom, bedroom, misc, dungeon, doors, food. Spice rack, holiday, kitchen. Tipo, water bucket. Secondo me si potrebbe fare. Ci sta. Poi vediamo se c'è qualche barrel pieno di roba. Questa che è wooden beer stain, direi di no. Living room, market. Assolutamente sì, il mais. Anche se non so come cazzo lo dovrò mettere. Sacco di riso, di barley. Flour, salt, curry ginger. Non so quanto è grande sta roba, però noi la facciamo e vediamo come esce. Dai, vediamo, cominciamo a mettere sta roba, vediamo che succede. Vorrei un tavolo però. Un tavolo di quelli rustici. No, eh. Mazza, sono brutto. Pensavo ci fosse roba un po' più carina. Vediamo sto tavolo com'è grande, perché non so le dimensioni di sta roba. Tipo, se io qua ci metto un tavolo, no? Ci mettessi un tavolo con sopra perché non me lo fai mettere? Ah, solo dritto me lo fai mettere? Perché? Ah, qua sì, qua per terra sì. E se io volessi buttare qua per terra solo dritto lo posso mettere? No, volevo mettere storto io. Ok, qua ci mettiamo delle pannocchie perché, insomma, il mais per le galline. Mangiano il mais le galline, giusto? Beh. Poi qua c'è tipo un sacco di... col barley qua. E questa invece è una cosetta d'acqua perché le galline devono bere. Io qua non lo posso mettere. Ma prendere un laser no... no, qua non lo posso mettere, che palle. Tiè, beviti la cosa con l'acqua. No, vabbè, mi piace, mi piace, mi sta piacendo questa cosa. Barley. Questo ne farei un altro. Mazza, non consuma niente, dai. No, direi che tu qua non ci stai bene. Ne mettiamo un altro storto però qua. Se no è troppo simmetrico. Uova. 15 cada uno. Ok. E poi allora possiamo fare la cosa che io ho promesso di fare inizio serie. Allora, io lo sto proprio parlando, apposta lo sto parlando. Questa è una bambola. Non ci stanno tipo i... come... oh mio Dio. Oh mio Dio. Però io li vorrei vedere più grandi, non li vedo. Doll seriously. Questa tipo cosplay. Ma è piccola o grande? No, è piccola, cazzo.
È piccola, non si può fare più grande. Aspettate però. Aspettate. Aspettate. Cazzo, Poppy ce l'ho. Poppy. E diamanti. Io non sto neanche commentando, eh. Di dove sei? Se chiedi a me, sono di boh, poco sotto Roma. Best momento della serie. No, mo ci serve, cioè, mo la devo trovare. Tu sei maschio, direi proprio di no. Dai, dove sono andato a finire? Meglio di qua. Qua sta pieno di zombie. Com'è sta cosa? Anziché i zombie. Perché sta pieno di mostri qua anziché starci i mob? Cioè i villaggeri. Ma che è sto villaggio? Il villaggio della morte. Ma che è? Niente, torniamo all'altro villaggio. Non ce l'avevamo un altro? No, casa. No, raga, dobbiamo fare sta cosa subito adesso. Anche perché non ho 37 di live, devo staccare, quindi dobbiamo concludere bene questa puntata. Ciao. Interagisci, ciao. Come stai? Tutto a posto? Sì, tutto bene, sì, dai, chat. No, tu devi stare qua, non ti devi muovere. Vieni qua, vieni qua. Dai, ti racconto la barzelletta. Ah, che divertente. Ti faccio un regalino. Non te posso fare il regalino? Un Fortnite for the ship, this is world, but funny. Cazzo, si, cazzo è successo? Vieni qua. Parla. Dai, che già lo so che. Mi segui? Mi stai seguendo? Benissimo. Poi, ti piacciono i fiori? No, non trade. Come vi faccio dai fiori? Gift. Gift by right clicking while selected. Press G to exit gift. Why are you giving me that? Thank you so much. Ti piace il diamante. Guarda come si fa a comprare. Ah no, gli piace più. Non gli piace più. Scusa, ho esagerato. No, ferma, 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 ferma. Ferma, ferma. Flirt. Pathetic match. Vabbè, tu sai che devi fare. Tu non devi fare niente. Tu mi devi solo seguire. Mi segui? Bravissima. Magari ti teletrasporti anche. Bravissima. Ti porto in un posto molto bello. Che si chiama casa. Che però non vedo. Dove sta casa? Ok, sta di qua. Sta di qua. FG fake agent. Vieni qua, strunz. Mi stai seguendo? Sì, che mi stai seguendo. Dove sta la casa? Mi sono perso. Qua. Queste cose si fanno da mezzanotte in poi. Vieni qua. Vieni. Dai, vieni, vieni. Non essere timida. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Allora, fermati. Ti posso spingere? Vabbè che ti ho detto che ti stai fermo, te devi sta ferma, però girati almeno, no? No, non posso tipo dirgli. Te do un bacio. Not if so, I can see. Sì, vabbè. Ok, ma non gli sto piacendo più. Shake hand. No, that's ok. Trade, set home. Ok. This doesn't look a safe home point for me. Vabbè.
Se ti dico follow me, ti giri. Ok, ferma lì, ferma lì. Perfetto. Perfetto. F11, come si fa lo screenshot? Perfetto. Allora, qua ci vuole un tweet. Allora, scusatemi, ma che sta? Devo twittare un attimo. Best momento di Minecraft ever. FG fail. A me sta canzone mi piace un botto. Quindi, mentre c'è questo momento morto, l'alzo. Ok, allora, best momento di Minecraft ever. FG fail. Alleghiamo la foto. Che non trovo. Dove sta? Nella foto, oddio, mi ha fatto lo screenshot del... Aspetta, lo devo ritagliare, mi ha fatto lo screenshot pure del secondo schermo. Allora, datemi un secondo, raga, non vi sto leggendo, se state scrivendo. Allora, seleziona. Ritaglia e salva. Ok, adesso lo posso allegare. So. Ok, lo twitto. Lo carico pure su Facebook. Tanto per fare ancora di più il coglione. Ok, immagine twittata e pubblicata su Facebook, proprio per sputtanarsi alla grande. Stasera alle 21:30, aspettate che vi leggo. Fermati, ti posso spingere? Io vado a mangiare. A che ora fai live solitamente, Silvia? Le faccio alle 21:00-21:30, lunedì, mercoledì e venerdì. Poi faccio delle live estemporanee, tipo quella di stamattina e forse anche una oggi pomeriggio. Il problema è la connessione, vedremo un pochettino. Che sta chiuso gli occhi? Sta a dormire così, sta a dormire all'impiedi praticamente. Ecco, se entri nel gruppo Telegram rimarrai sempre, sempre, sempre aggiornata. C'ha gli occhi chiusi, ma si gira. Ok, c'è qualcosa che noi possiamo. Tipo, la bambolina mi sa molto di accesso. Ah, cazzo, però non posso mettere niente sul divano. Oh mio Dio, oh mio Dio, ho montato il divano. Sto seduto sul divano. Ciao, come ti chiami? Oh mio Dio, un cavallo, Chiara! C'è anche un cavallo, c'è quel cavallo lì, però direi di no. Allora, facciamo passare la notte qua, se sta riempito di zombie. Vabbè, abbassiamo la musica. Oh, finalmente! Vi sembrava strano che non... che erano anni che non mi killavo, erano ben 32 livelli che non mi killavo. C'è uno zombie qua, ma come ti sei permesso? Sei entrata, grande. Grande Silvia. Benvenuta allora. Tanto ti daranno il benvenuto già nel gruppo. Lei è un cavallo, dorme all'impiedi. Ah, ok, ops. Tu che cosa stai facendo qui? Scusami. Cioè, chi ti ha chiamato? No, dai, e mo sta roba come la levo? Dai, che palle. Ma guarda se io devo. Ah, no, si è tolta. Il sangue? Ma non mi avevi detto che avevi le mestruazioni, però. Insomma, non pensa male. Ecco, qua dentro. Si deve pensare forza male. Che ci possiamo mettere vicino? Tipo, la bottiglia di vino ci sta. Però ci serve un tavolino. Figa. Tavolino piccolo. Sai, di quelli da divano. Questo è grande, mi sa. Uno di questi. Azzurro. Ok. E poi mi dai pure uno di questi. Vediamo che succede. Questo com'è? Enorme. Questo è un po' più fattibile. Quindi farei così. Siamo passati davvero una schifezza di casa a una super mega villa con tanto di divano e videocamera. Tavolino con la bottiglia di vino ci sta.
Ma perché non me le fa mettere? Scusatemi, ma perché sta Tegucraft è così una merda? Perché non mi fai mettere il tavolino? Cioè, la bottiglia di vino? No, non qui. Neanche dritta, non me la fa mettere in nessun modo. Cioè, a che serve il tavolo se non ci posso appoggiare le cose sopra? Scusatemi. Boh. Devo fare il tavolino di Minecraft, quello vanilla schifoso? Vabbè. Wooden e... Poi mi servono questi per fare gli stick. Allora, com'è che si facevano le fence? Questo è il gate, ok. Quindi così, così, così e così. Ma io ci provo, ma non credo che sia guardabile come cosa. Ma la telecamera è per le recensioni. Tipo, se io faccio così, che succede? E così. Dai, fa schifo, raga. Però scommetto che la bottiglia di vino sopra ce la posso mettere. Ma vola. Ok, guardate come guarda la bottiglia di vino. Niente, sta Tegucraft è un po' strana perché ti fa fare le cose fighe, ma non te le fa incastrare. Quindi, cioè, che faccio? La bottiglia di vino te la metto per terra. Vediamo se ti piace di più sto tavolino qua. Ma che è enorme, quindi non lo metterò mai. Vedete che manco qua me la fa. Ah, qua me la fa mettere. Sì, però è più grande. Cioè, sta bottiglia che è una magnum è più grande di lei. Non posso neanche mettere così. E così. È bruttissimo, perché è bruttissimo, però. No. Tra l'altro c'è anche un problema di... Non puoi cisellare il tavolo? Ma come? Cioè, rimane sempre un blocco alla fine. Cioè, qualsiasi cosa io cisello, pure se cisello questo... Cioè... Diventa una cassa poi. L'obiettivo penso sia cisellare lei. Questi non si pisellano, questi non si pisellano. Potrei mettere una cosa del genere, ma non credo che sia guardabile. Oddio. Oddio. Dai, non è malissimo però, eh. Non è malissimo. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare. Allora, ragazzi, ci mettiamo di fianco l'asciugamano. Oppure i Kleenex. Oppure la carta igienica. Allora, che cazzo ci mettiamo? No, aspetta, perché questa deve essere studiata. Allora. Aspettate. Eh no, ma che palle, perché? Ah, devo fare new. No, non è per il bagno. È per pulirsi. No, raga, ce la posso fare, eh? Ok, ragazzi. Per pulirsi dopo la ripresa. Mettiamo la carta igienica, i Kleenex o l'asciugamano. No, l'ho fatto io, Jake. Vi lascio votare.
Calcolando anche che i Kleenex bisogna appoggiarli, quindi abbiamo lo stesso problema della bottiglia di vino. Forse o la carta igienica o l'asciugamano è meglio. No, ho capito, siccome vedevo anche il lavabo. Ah, il bagno, sì, potremmo fare la piscina fuori. Questa live non so se andrà su YouTube. Oh mio Dio. Sto aspettando, io vi sto dando il tempo di votare, eh. Nel frattempo sto guardando un paio di cosette. Allora, nel frattempo io voglio vedere se OPS ha aggiornato il tracking. Di che cosa? Secondo voi che cosa mi sta arrivando con UPS mentre voi votate? Io non sto leggendo la chat, ve lo dico. Ma non credo. Penso che sia ancora stata creata solo l'etichetta. No, infatti per adesso ancora no. Ragazzi, Ubisoft mi ha spedito già il pacco con Mario più Rabbids. Quindi... Io adesso non so da dove parte, Ubisoft è francese, forse parte dalla Francia e forse arriverà martedì che è il giorno d'uscita. Però, calcolando che siamo a mercoledì, potrebbe arrivare magari lunedì, quindi il giorno prima, il 28 anziché il 29. Quindi, io spero perché appena arriva, boom, live di Mario più Rabbids, il gioco che sto aspettando di più in assoluto per Switch, più di Mario Odyssey. Allora, andiamo a vedere sti voti. Allora, poll results. Com'è? Così? Carta igienica 2, Kleenex 2, asciugamano 1. Allora, calcolando che il Kleenex Switch best acquisto, confermo. Calcolando che il Kleenex è da appoggiare, io a sto punto farei proprio il classico, anche se questo è più da solitaria, però ok. Io metterei questo, così lo appendiamo qua. Ed abbiamo anche carta igienica per pulire. La bambolina mi sa molto di creepy, quindi la metterei qua, tanto ormai l'abbiamo fatta. E vediamo se possiamo fare qualcosa di carino. Basta l'area porno, basta. Allora, la piscina si può fare? No, purtroppo la piscina non si può fare. Cioè, la potremmo fare... Però, diciamo, fatta in Minecraft normale. Gli scheletri, diciamo, che li lasciamo lì dove stanno. Qui ci sono delle porte decorative. E... Questa è roba di Natale. Restrizioni di YouTube, non ti temiamo. Vabbè, oh, io non ho fatto niente. Ho solo messo un minecraftiano lì. Poi che è donna, insomma, è un caso. Ok, raga, io eviterei di fare cucina, bagno, eccetera, eccetera. Non per qualcosa. Mi scuso con Chiara in anticipo, ma mi sembra abbastanza inutile. Direi che abbiamo fatto abbastanza. Non vedo cose che mi interessano. Sì, sta immobile perché le registrazioni si fanno poi a live chiusa. Sì, qua abbiamo gli Stevie, Science. Che Science dovrebbe essere carino, però metterlo tipo nel laboratorio. Science, Port, Stairs, Storage. Ma le Stairs, chissà se funzionano poi le Stairs. Ah, lo so. Sì, infatti. Allora, nel frattempo dovremmo avere in teoria lo snowball, esatto, che è 776. Io metterei a schiudere lo snowball e chiuderei la live, perché poi lo snowball si deve comunque ancora accoppiare dopo che è nato. Questo che è? Ah, il light blu. Ah, giustamente l'avevamo messo a fa. Sì, ci serve e non ci serve alla fine, perché fortunatamente abbiamo scoperto che con l'Avis si può fare.
Sì, direi che ci siamo. Allora, andiamo. Qui non faccio passare la notte perché sennò abbiamo lo stesso problema. Tu rimani lì che tanto poi facciamo i lavoretti che dobbiamo fare. Allora, voglio dare un'occhiata, un secondo prima di chiudere, a chi c'è. Ok, io live c'ho solo questo qui, che tra l'altro sta facendo anche un giveaway, quindi potrebbe essere interessante guardare che cosa sta combinando. Comunque, per chi è sto cast villager, per chi è interessato a Dauntless, vi butto su una live di uno che è veramente molto molto bravo, che però non sta giocando a Dauntless adesso perché sta facendo un host. Io non capisco perché mi dai i canali live quando poi in realtà sono host. Secondo me dovrebbero sistemare un po' sta cosa. Quindi anche oggi non ostiamo nessuno perché non c'è sinceramente nulla. Allora ragazzi, oggi pomeriggio vorrei fare una live. Ho solo un grosso problema, che ero a 9 giga, e questo piacerà molto a Jake, questo dato, ero a 9 giga e 200 mega, quindi 9.2 giga, adesso sto, non si è aggiornato, aspettate che aggiorno, ipergiga, adesso sto a 7.4, quindi 7.8.9, abbiamo consumato un paio di giga. Se io continuo a fare live estemporanee, poi non posso fare live serali. Quindi oggi pomeriggio io vorrei fare una live, tantissimo. Però non conviene, perché se finisco i giga, poi sinceramente se mi arriva Mario più Rabbids e non posso farlo perché ho finito i giga, è un problema. Calcolando che altri 2 giga se ne andranno stasera nella live, quella programmata, direi che ci possiamo fermare qui. Io vi ringrazio, vi auguro buon pranzo anche a te Lorenzo, buon pranzo a tutte le persone che sono state collegate, grazie a chi ha seguito su YouTube, grazie a chi ha seguito su Twitch soprattutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Twitch perché è sempre meglio. Scavano fossa, mettici il quarzo del fondo, legno attorno e buttaci acqua, hai fatto la piscina. Ok, la prossima volta faremo la piscina, promesso. Buon pranzo ragazzi, grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima.